Well, hey Cooge, ben ritrovati dal vostro AndroLink 91 in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. Come avete letto dal titolo, oggi andremo a vedere come prendere gli yokai regali. O meglio, in teoria, gli yokai carte da gioco, se vogliamo chiamarle così. Io li chiamo regali nel senso di royal, non nel senso di regali, ecco di un regalo. Nel senso di yokai tipo re e regina, fante. Numero 10, non so perché c'è un yokai che è il numero 10, non so come l'hanno concepita sta cosa. Comunque sia, cosa bisogna fare? Per prima cosa vi lascio questi QR code qui in appunto in sovraimpressione, che potete anche fermare il video per scansionarli. Una volta fatto, io direi che possiamo anche dirigerci, non possiamo, dobbiamo dirigerci a Residenza La Nocciola. Non importa se andate con il maschio o con la femmina, non importa quale personaggio usiate. La cosa strana però è che tutti quanti questi yokai si trovano nella parte di Wyatt, perché se vi ricordate la villa è divisa in due, una parte totalmente per Wyatt e l'altra parte totalmente per la ragazza, per la sorella Dorothy. E tutti quanti gli yokai sono da questa parte. Non capisco il perché, sarebbe stato bello metterne un po' qui e un po' nella parte di Dorothy. Eppure tutti quanti qui sono. Quindi andiamo nella parte di Wyatt, la sala da pranzo, e troviamo il primo yokai, che tra l'altro è Regina Usapion. Ecco, infatti lui ovviamente già è scocciato. Perché diamine dovrei essere io la regina? Giovane fanciulla, non mi sembra molto felice, cosa la turba? Non sono una fanciulla, sono stato l'ultimo a scegliere. Risultato, Regina Usapion. Se la cosa ti consola, credo che ti stia bene il ruolo di regina. Volevo essere il re o l'asso, qualcosa di cool, you know? So via, se la regina, comportati da tale. Cosa fa una regina? Oh yes! Right, se riesci a battermi ti farò diventare un mio suddito. E cosa? Non intendevo certo questo. Quindi è auto-befriending? Oh oh oh, come on, voglio essere intrattenuta con una battaglia. Sono abbastanza convincente come Queen? Come Queen, la band no, proprio no. Però vediamo un po' se accetta le mie cibarie. Accetta le mie cibarie. Le do il frutto. Le do, gli do quello che, qualunque cosa tu sia. Gli do il frutto? Non lo so. Facciamo una cosa, lui ha detto se riesci a battermi ti farò diventare mio suddito, quindi diventa amico. Però se ci fa dare il frutto vuol dire che non è auto befriending. Quindi diamogli il frutto o diamole, qualunque cosa sia. Ma quanto saranno forti? Perché io ragazzi ovviamente ho il team super strapompato che uso per anche per Blasters comunque sia. Beh, per Blasters uso Risvegliato e Antico e Alpina. Però non lo so ragazzi, sinceramente non saprei, perché dovrei mettere qualcun altro effettivamente al loro posto. Al posto di Emma, il grande, perché ovviamente stanno tutti quanti quasi al 99. Stavo pensando di togliere Bisha Mountain. Quindi no, non è auto befriending. Se questa è la scena, per forza così, per forza col cibo. Se poi avete comunque sia i frutti proibiti, che giocando Blaster Tee ragazzi li fate tanti in maniera facile. Regino Sabion ti viene incontro. Ci sai fare dolcezza, ti va di diventare friends? Non sapevo se farlo con la voce da femmina o da maschio qui, è un po' strano. Regina Usapion! No, Usapion. Vabbè, chi se ne frega. Vediamo un po', Regina, Regipion, Regaldo e Queen. Vabbè, Queen mi piacerebbe come nome, però... Allora Freddie Mercury proprio, tutto Freddie Mercury per lungo proprio. Va bene, e uno è stato preso. Penso che possiamo combatterli tante volte quante vogliamo. Ho perso. Well, è stato divertente. Intendo la battaglia, non questo travestimento. Well, se ti ripresenti il mio cospetto, sarò felice di combattere di nuovo con te. Certo. E ora andiamo nella cucina, perché ce n'è un altro. Kama-san, il Fante? Fante Kama, per mille fanti, sono un principe. Grandioso, principe di quale regno? Sono i principi di Giravoltia. Gli amanti delle carte mi chiamano anche Fante. Sono un principe, quindi posso mangiare tutti con il gelato che voglio. Come? Ma il Fante non è un principe, giusto? In effetti,
Il termine fante designa un servitore del re. Però sembra che Komasan sia ispirato a un principe per il suo look. Mangiare con il gelato non è l'unica mansione di un principe. Un altro compito importante è sfidare gli altri pretendenti al trono. Iniziare in battaglia? Yeah. Allora, quali sono le tue intenzioni? Vuoi sfidare il principe di giravolta? Come fai a combattere contro uno che ha sta voce così? Dai, è troppo puccioso, Komasan. La voce che ha nell'anime italiano è azzeccata. Mi piace appunto la doppiatrice. Però l'avrei preferito un pochino più, ancora più leggera. È troppo carino. Non è uno dei miei yokai preferiti, però comunque sia è puccioso. Oh, attenzione! Ci vuole attaccare con la sua spada? Emma, grazie, proprio all'ultimo. Fante non ha la spada? Sì, ce l'ha, però la gira solo. Quindi è spirituale. Beh, oddio, un Komasan rango A, Fante. Forse potrebbe anche essere più interessante di un Komasan S. Che ancora devo farci il video su come prenderli. Vabbè, tanto è facile, non è che l'avrete già fatto anche per conto vostro. Ma è una più... Ma che cos'è? Gelato, piuma? Cos'è? Pensavo fosse una spada? Ma per... Che cosa? Non si capisce. Per mille fanti! Tu di sicuro saprai dove trovare dell'ottimo gelato. Vuoi fare amicizia? Ma certo. Fante Koma! Vuoi nominarlo? Beh, non proprio, però vediamo. Koma Prin, Fante, Girakoma, Jack. Sì, perché lui praticamente rappresenta la carta del Jack che... Io pensavo fosse Giacomo, invece no, è Fante. No, non fa ridere, lo so. Non fa ridere. Per mille fanti! Era da tempo che non incontravo un degno rivale. Se avessi mangiato più con il gelato ti avrei sconfitto. Voglio sfidarti di nuovo. La prossima volta vincerò di sicuro. Ora, un altro yokai da sfidare è qui dentro, nella sala B. Eccoci qua. Dov'è? Eccolo, Reci Banyan. Oh, gna gna gna, ci siamo, gna. Gna. Quale risata suona più regale, gna? Ma che stai facendo? E cosa sono queste strane risate? Gna, mi stavate spiando, gna. Sapete che è un crimine insultare il re? Il re? Beh, gli abiti sono sicuramente quelli di un re. Io sono una figura importantissima, gna. Tutti devono rispettarmi, au. Ora portatemi subito delle barrette di cioccolato, gna. Non ti abbiamo mai detto di essere tuoi servi? Allora vi proclamo i miei servi, gna. Ma solo se mi battete, gna. E basta con sto gna. Vai, combattiamo. Vi metterò alla prova per vedere se siete degni di servirmi, gna. Come vuole lei, sua altezza. Intanto io mi preparo con degli oggetti, perfetto. Riesco a cliccare senza guardare. Proprio pro gaming estremo, ragazzi, iscrivetevi. Dunque, tu vuoi le barrette di cioccolato, ma ti ho dato la mela, che è il frutto proibito. Il che spiega perché diventino amici al primo tentativo, cioè per primo subito al 100% con la mela. Quante reference. Dai, Shibanyan, gli altri sono andati veloci più in fretta. A meno che tu non voglia fare l'Energy Max come Fante Koma. No, Giudizio Divino ti ha preso in contropiede. E ciao ciao Caput. Guardalo come scodinzola. Sembra un cane. Sono il tuo sovrano, non mi va di combattere, quindi lo farei tu per me, mia. Vuoi fare amicizia, sì. Regibagnan. Oi oi oi. Regnan. Nialdo. Che certo, Aldo. Riposino? E King. Ma sei un King. Questo è il linguaggio che usano i giovani. Io sono un giovane. Ma veramente i ragazzi dicono King, sei un King? Cioè, che termine è King? Gna, sogno è stato elettronizzato. Deve essere solo un brutto sogno, gna. Sì, è così. E sì, con riposino reale, gna. Tornate domani, gna. Cosa torniamo domani? Mi basta una volta a reclutarti, non mi serve più di una. Ora dobbiamo andare nei bagni. Non so perché, ma stai in bagno. Chi potrà mai essere in bagno? Whisper. Che ci fai con quel costume? Oh cielo, mi ha riconosciuto? Allora ti piace il mio abbigliamento? Non è incantevole? Incantevole, sembri un clown demoniaco. Quel poverino.
Beh, in un certo senso sono un clown. Il mio ruolo è quello del Jolly. Il Jolly è una carta speciale, sebbene non sia usata spesso. Per forza, ce ne sono solo 4 in tutto il mazzo. Per cui ho molto tempo libero, ed è qui che entri in scena tu. Tu dovrai aiutarmi a trascorrere il tempo libero con una battaglia. Va bene? Finalmente è giunto il momento di giocare la carta speciale. Capire presto che il Jolly non scherza. Beh, a scala 40 il Jolly è molto utile. Praticamente ci puoi chiudere la partita se ce n'hai due in mano. Sì, con due Jolly in mano spesso puoi chiudere. Però, insomma, devi avere anche delle carte buone a fianco. Puoi farci quello che vuoi con Jolly, non Whisper. È di rango A? Sì, è di rango A. E mangia i coni gelato anche lui? Sì, si dice coni gelato a singolare. Coni plurale e gelato singolare. Strano, eh? È l'italiano, una lingua strana. Cono gelato supremo. Ok? Mi va bene? Jolly Whisper. Cielo, non scherzi, eh? Ti interessa un giullare in squadra? Certo. Jolly Whisper. Vorrei nominare Jolly Whisper, ma mica tanto. Jolly, cremolin, gelato, cremolino. Giullare, Giuliano. Giuliano? Cosa? Giuliano, così, tanto per gradire. Ma secondo me la Nintendo, insieme al level 5, se li studia di notte i nomi. Troppo forte persino per i Jolly. Sappi comunque che non stavo facendo sul serio, era tutto uno scherzo. Per favore, combattiamo di nuovo qualche altra volta, sono sicuro che ti batterò. È proprio disperato. Bene, ne mancano due. Saranno dalla parte di Dorothy, questi due yokai, quindi devo andare con il personaggio femminile, con Luna. No, sono qui sopra invece. Strano, eh? Quindi entriamo prima qui. E lo troviamo in fondo. Ed ecco Majiro! Wow, che sorpresa! Credevo che fosse una carta gigante. Sono soldato carta, mi chiamo Komajiro 10. 10. Attenzione, 10, non 10. Suppongo che non ci fosse molto spazio per l'inventiva con il tuo nome. Sono soldato forte incaricato di proteggere il regno. Non mi puoi zeccare con quella lancia. Ma non c'è neanche Whisper, c'è Wyatt, non so perché. Scusa, non riesco ancora a maneggiarla, è molto pesante. Ehi, visto che non ho niente da fare, mi aiuteresti ad allenarmi? Iniziare battaglia, sì! A tutte 5 volte! Con la mia lancia proteggerò gli innocenti! Ok. Guarda tutti quanti questi discorsi strani. State tranquilli, io vi voglio bene. Voglio bene a tutti voi, voglio bene. Vediamo un po'. Komajiro. Komajiro 10. 10 su 10. Sembra giusto, no? Però sembra resistente lui, è più degli altri. Per 1000 giravolte. Però si potenzia, si auto-incanta, il che non è male. Certo, se fosse un rango S, potevo abbonargli un pochettino il fatto che non sia tanto forte. Però no, non è un rango S, quindi nulla, mi dispiace. Non lo metterò in squadra, ma neanche morto. Vorrei togliere Bishamonte, ma non so chi mettere, sinceramente. Forse uno yokai difensivo, che però ha anche un buon attacco, devo decidermi. Come giro ti viene incontro? Per 10.000, tiro 10 su 10, diventiamo amici! Sì! Come giro 10! Bene, vediamo i soprannomi. Deca Giro, Die Giro, Giro Cuor Ten. Così. Il 10 di cuori, ora mancherebbe l'ultimo. Per 10.000 ho perso. Non merito di essere un 10. Mi aspetto tanto allenamento prima di diventare un asso. Se ti andassi ad aiutarmi di nuovo, migliorerei di altro 10%. Va bene. Quindi alla fine diventerai uno yokai super potente. A parte che potrei farlo diventare di rango S col tesoro della piramide. Ecco qua. Praticamente vicino alla biblioteca c'è Assonian. Sono il soldato carta per eccellenza. Il mio compito è quello di difendere il re e la regina. Servi lei la regina? Ma di super nella gerarchia delle carte da gioco. Quel cappello e quel mantello ti donano. E quella spada sembra affilata. Purtroppo non posso restare a conversare, c'è una faccenda che mi preme. La mia abilità con la spada è carente poiché ho sempre combattuto a zampe nude. Dunque, ecco, ti sarei riconoscente se mi concedessi l'ora di un duello. Mi sarei battaglia, oh yeah.
Col tuo aiuto diventerò il più grande spadaccino del regno! Bene, fatti sotto! Intanto preparazione oggetti. Oh, devo andare a fare un po' di blasters per rimpinguarmi i frutti proibiti. Che sia. Mamma mia, abbiamo già distrutto con un attacco solo. Debolissimo. Spero che compensi in attacco 2. Il più veloce di tutti o sbaglio? Sì, il più veloce di tutti. Anche perché, anche se ho messo la velocità, ho messo il tempo accelerato, anche con gli altri l'ho fatto, quindi... Se nasci in battaglia, diventiamo amici. Assonian! Bene. Soprannome certo, vediamo un po'. Gnasso. Picche. Blu. Ace. O Ace, dipende da quale... Da quale corrente letteraria venite. Mi mancherebbe effettivamente uno. Però le carte da gioco ce le abbiamo tutte. Re, regina. No, tutti quanti l'ho preso, mi sono sbagliato io. Sì, infatti mi sembrava strano, dico, ma sono 6? Ne ho presi 6, sì. Pensavo di averci lasciato Whisper, invece stava sotto. Mi sembrava strano, infatti, dico, ma perché me ne segna 5 invece che 6? Infatti sono solo 6 quelli che si possono prendere. Bene, allora, io direi che per questo video è tutto, Kuge. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito e vi ricordo, ovviamente, in descrizione il link per Instagram. Oltre a lasciarvi gli appunti in sovraimpressione all'inizio del video, ve li lascio anche sotto i codici in descrizione, su una pagina apposita dove carico anche tutti quanti gli altri QR code, quindi se cercate, appunto, nel mio profilo di quella pagina, di quel sito, trovate anche tanti altri codici. Bene, vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti e ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!